Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla parte numero 10, sì, deve essere la 10, della guida di Pokémon Platino in italiano. Allora, perché sto riprendendo da Evopoli? Perché io ora mi sono allenato molto i miei Pokémon. Ecco, guardate un po'. Abbiamo tutti i Pokémon, tutti i nostri 5 Pokémon per ora al 28. Abbiamo Flotel, Luxio, che al 30 si evolve. Gabite al 27, scusate, Grotola al 29 e Starvia al 28. Io direi, facciamo salire prima Luxio, così si evolve in Luxray. Ho usato, no, non ho usato trucchi, mi sono semplicemente allenato lì vicino ai Evopoli nell'erba alta per un bel po', circa un giorno intero passato ad allenarmi. Vabbè, niente. Quindi ora riprendiamo da dove eravamo rimasti. Ecco qua, in questo punto. A questo punto, ecco, vedete che ci ritroveremo a Mineropoli se scenderemo da qui. Ecco. E ci attendono un po' di combattimenti. Vabbè, allora cominciamo. Cominciamo da questo ragazzo qua. Allora, Luxio, aspettate un momento che sposto Camtasia. Oh, in questo. Oh, va bene, benissimo. Attacchiamo. Anche questo qua c'ha Luxio. E Gligar. Ma porca puttana. Madonna. Ok. Poi c'è questa Combat Girl. Ok. Machop e Meditite. Beh, Meditite usa individua, ma lo mandiamo subito KO. Poi questo. Oddio, porca. Vabbè, questo avventuriero che adesso sfideremo. Qua troviamo un revitalizzante. E sfidiamo questo qua. Usiamo morso. Ok, Luxio sono al 29. Dai, oh porca miseria. Dai, entro la fine di questa parte lo voglio altre. Sì, ciao. Usiamo Gabite. Che ora queste mosse qua. Non è che siano particolarmente forti queste mosse. Cazzo. Vabbè, io direi di tornare un attimo a Mineropoli solo per curarci. Adesso velocizziamo un po'. Andiamo sulla nostra bici. Ok. No! Ecco, non mi sono neanche ordinato i Pokémon. Vabbè, abbiamo una lotta in doppio. Un Chimchar, un Pachirisu. Molto facili da battere. Vabbè, tranne Pachirisu. Allora, morso e sgranocchio. Molto bene. Qua troviamo una super pozione. E invece questo qua, vediamo che Pokémon ha questo. Geodude. E andiamo del merda. Eh no, se possiamo usarci su Scintilla perché tanto non è di tipo terra. Quindi le mosse elettriche hanno effetto. Ecco, qua arriverà Lucinda. Mi impegno. Quale mano scegli? Non importa quale delle due sceglierete, tanto vi darà sempre lo stesso strumento. Il Cercasfide. Uno strumento che
abbiamo avuto anche in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. E vabbè, comunque ci darà anche il secondo strumento, che sarebbe il software ricerca strumenti del Pokécron. Proseguiamo. Qua troviamo una polve energia nascosta in questa roccia. Ecco, il ricerca strumenti serve per trovare strumenti nascosti, ad esempio questo qua che abbiamo appena trovato. Scusatevi, Pokémon selvatici ci sono. Changeling, che è abbastanza raro. Poi vediamo se qua ce ne sono altri. Ma vacca puttana! Dai, che lo facciamo salire, dai! No. No, non ce ne sono altri. C'è anche un Bronzor, che è un altro Pokémon un po' raro, che si trova prevalentemente nelle grotte. Ecco qua, ci verrà incontro questo uomo con i capelli blu, che abbiamo incontrato anche nella prima parte. Beh, ci dirà un po' di cose e basta. Mentre qua prendiamo... no, niente. E qua invece troviamo una polvostella. Cioè, c'è uno strumento che possiamo vendere per un po' di soldi. Ecco. Dai che facciamo salire Laxio. E vai, Laxio si evolve. Gustatevi l'evoluzione. Ok. Laxio si è evoluto in Laxio Ray. Adesso mi pare opportuno allenare Staravia per farlo salire a livello 30 e farlo evolvere. Possiamo passare per di qua usando Spaccaroccia oppure facendo il giro. Ci sono aree che possiamo esplorare, diciamo. Già attraversare solo con Surf. Ok. No, Staravia qua non lo uso perché sono questi avventurieri schifosi. C'è una zanzara vicino a... ecco, dai che la prendo. Presa. Vabbè, riprendiamo. Stendiamo questi qua. No, questo qua. Ecco, contro questo invece potevo usare Staravia. Sì, lo potevo usare. Ok. Qua troviamo una Mega Ball, però qua non ci possiamo andare perché non abbiamo una mossa che ci consente di andarci. Questa mossa si chiama Scala Roccia. E la otterremo molto più avanti, però. Ecco qua un altro avventuriero. Ma cazzo. Vabbè. Battuto anche questo. No, qua nessuno strumento, cioè. Poi invece adesso che abbiamo Spaccaroccia, prendiamo questo strumento. Che non so neanche io che cosa sia. Oh, un etere. Vabbè, qua giungiamo al termine di questo percorso. Cazzo. Aspettate un minuto che faccio salire Grotola a livello 30. Ok, bene. No. Bene, adesso usiamo Staravia. Battiamo questa ragazza qui. Vedrete che quando Roselia è uscito dalla Pokéball,
sono usciti anche delle cose strane vicino alla Pokéball, si chiamano bolli. Cioè, sono delle animazioni che possiamo applicare, le applicheremo però molto più avanti. Tanto qua abbiamo un altro Pokémon che non abbiamo ancora visto, un Combi, che solo se è femmina si può evolvere in Vespiquen al 21. Solo se è femmina, altrimenti se è maschio rimane per sempre così. Non fate la cazzata di far salire un Combi maschio a livello 40, così come ho fatto io tempo fa, perché non ne trarrete alcun vantaggio. Sprecherete del tempo e basta. Qua troviamo anche delle bacche, che vabbè, se volete raccoglierle, raccoglietele. C'è anche questo pittore da battere, se volete batterlo. Mime Junior e Bonsly, ah, questo qui. Bonsly. Un po' il Pokémon Bonsai. Porca puttana. Dai! Cazzo! Porca puttana. O uso riduttore. Questo qui non è un allenatore, ma se ci parlerete vi darà una roccianima, uno strumento che ci sarà utile più avanti. Ecco perché sono andato qua. È un Bibarel, non l'abbiamo ancora visto. Bene, attraversando questa specie di coso, arriveremo a Quaripoli, quando all'entrata un Baneri ci verrà incontro. Il Baneri non è nostro, ma è di una donna chiamata Milena. Ileana, scusate, ho sbagliato. Che è un giudice della gara delle virtù di Quaripoli, questa città qua. Ecco. Questo invece è il signor Omaggi, che vi darà dei doni, dei regali, se avrete fatto qualcosa di importante. Ad esempio, se quando batterete tutte le 8 palestre, vi darà una statua palestra, un accessorio che potrete mettere nella vostra base segreta, nei sotterranei. Poi, un'altra cosa interessante a Quaripoli, adesso ve la spiego. Innanzitutto depositiamo un Pokémon. Bidoof. Depositiamo un Pokémon per fare spazio all'ultimo membro della nostra squadra. Parliamo con questa ragazza in questa casa qua, che sarebbe Bebe. L'inventore del sistema memoria Pokémon. Vabbè, il nostro sesto membro sarà Eevee. No, scusate. Sì, Eevee. Solo che non ci terremo proprio Eevee così com'è. Lo faremo evolvere in qualcun altro. Probabilmente lo farò evolvere in Jolteon, dato che... No, non Jolteon, no. Quindi Flareon. Ma sì, Flareon. Ci manca solo un Pokémon di fuoco nella nostra squadra. Ma non lo so. Sinceramente non so che... Perché Flareon non è che sia tanto forte. Forse mi prenderò un altro Pokémon, ma... Di Pokémon di fuoco, ah sì, non ce ne sono molti. Infatti avrei dovuto prendere... Chimchar all'inizio, ma comunque non è che mi sia pentito di aver preso un Pokémon diverso. Scusate, però c'è il mio cane in camera mia che abbaia. Vediamo che Pokémon potrei prendere. Vediamo. Ma non è che ce ne sia... un po' unita. Ma no. Perché un Pokémon di fuoco mi serve. Boh, non lo so. Vabbè, comunque ragazzi, questa parte è giunta al termine. Quaripoli è una città molto interessante, per cui la vedremo tutta nella prossima parte, quindi appuntamento alla prossima parte. Ciao!